Entriamo nel vivo di Gnocca Calcio Show. Allora, abbiamo due giocatori di Serie A, Valiani e Gennaro Del Vecchio. Siete due ragazzi bravi. Gene, ma scusa, più alto non c'era da mettermela a casa. No, perché Gennaro è... Tu... Gene, scusa, uno con i capelli non c'era. Allora, se trovate uno basso e uno con i capelli, li sostituiamo subito, eh. So che c'era in giro di un paio di calciatori che andavano bene. Allora, voi siete due che, insomma, guadagnate discretamente, tra l'altro parecchio in nero, so. Sia Pulvirenti che Ghirardi so che danno parecchi soldi in nero. Quindi avrete un gruzzoletto, però chiaramente questo gruzzoletto finirà. Noi vi diamo la possibilità di sostituire Tramezzani a Gnocca Calcio Show, quindi diventare opinionista al posto di Tramezzani. Lanciamo la sigla e poi vi spiego di cosa si tratta. Si tratta di mostrare quel minimo di competenza che so sia tu Gennaro che tu Francesco avete. Quindi allora io adesso vi farò una domanda, cioè tre domande saranno, dovete schiacciare il pulsante, il primo che schiaccia ha diritto a rispondere, sono tre opzioni, dovete indovinare quella giusta. Allora vediamo i pulsanti, Gennaro. Riprova, scusa. Beh, prova Francesco. Prova ancora. Vabbè, fate come volete, ecco, non è un problema. Allora andiamo con la prima domanda, vediamo il primo filmato. Questa è la partita di ieri, credo, Parma. C'è Lavezzi che batte un calcio d'angolo, vediamo, vedi, sì. Eri in campo? Me lo ricordo, ero sul palo. Eri sul palo. Ecco, allora, la domanda è, cosa è successo a Lavezzi? Si è distratto perché stava pensando ad un nuovo tatuaggio. B, ha avuto un mancamento perché allo stadio ha trasmesso una canzone di Gigi D'Alessio. C, vuole farsi male per essere preso come attore nel nuovo film di De Laurentiis, Natale in ortopedia. Francesco. Natale in ortopedia. Natale in ortopedia, risposta esatta, molto bene. Seconda domanda, forse questa l'avete vista di questa settimana. Vediamo Guerrero dell'Amburgo. Ad un certo punto si arrabbia con un tifoso e gli lancia la bottiglietta. Non so se l'avete visto questa cosa, l'avete visto? Sì. 100.000. Allora, perché Guerrero ha reagito così contro questo tifoso? A, perché il tifoso gli ha urlato che sua moglie è la versione femminile di Tiger Woods. B, perché quello il suo procuratore gli ha appena detto che l'ha venduto al Gallipoli. C, perché quello il suo commercialista gli ha appena detto che non può scaricare le spese per le escort come spese mediche. Gennaro? Ah, risposta esatta, molto bene, uno pari, questa è decisiva, la decisiva. Allora, questa è un'immagine di oggi, Palermo, campo di Palermo, appena prima della partita c'è questo dirigente del Palermo che lancia questo qui. Il dirigente perché lancia tutto questo sale? Allora, A, è il sale invenduto dei supermercati di Zamparini, per scaramanzia perché prima della partita Zenga ha dichiarato auguro al Palermo le migliori fortune. C, non è sale, è la forfora di Cavani. Gennaro? C. Sbagliato? Francesco? Credo sia per le frasi di Zenga. Sbagliato, porca miseria, Tramezzani rimane il nostro opinionista, quindi cosa c'è? C'è uno Sky Sport 24, Gene. C'è uno Sky Sport 24. Allora, guardiamoci questo Sky Sport 24, questo nuovo canale.